Visto il clima estivo che stiamo vivendo in quest'ora, in questi giorni, con Lucia Cuffaro, abbiamo pensato bene di proporvi oggi il gelato in casa. Speriamo che sia di buon auspicio. Sì, Lucia, per il caldo. Bentornata. Allora, ricordo, insegnata all'Università del Saper Fare, ma il progetto per il movimento della decrescita felice. Cioccolato, partiamo dal cioccolato. Sì, il mio gusto preferito. Allora, per prima cosa dobbiamo mettere in una pentola 300 ml di latte, va bene di qualsiasi tipo, sì, sempre meglio quello bio. Aggiungiamo poi 200 di panna fresca, che è il classico, quella da montare, diciamo. La mettiamo bene direttamente in una pentolina, alziamo un po' il fuoco e facciamo scaldare. Dopodiché, mentre si scalda il latte con la panna, dobbiamo unire 100 g di zucchero, noi abbiamo qui quello di canna, perché sì, è molto più naturale, più sano, e 2 torli d'uovo. Quindi aggiungiamo lo zucchero. Si è solidificato. Si è solidificato l'umidità del che c'è qui in studio. Ok, semplicemente in questo modo, quindi molto veloce. E dovremo poi incorporarlo al latte. In realtà sarebbe meglio che il latte vada nella ciotolina, ma noi abbiamo sì, poco tempo e quindi faremo. Lo so, dica lei, se vuole posso anche versare. Sì, prima aggiungiamo 150 g di cioccolato fondente. Ci mettiamo anche una puntina di peperoncino, così lo facciamo un po' più speziato, il nostro cioccolato fondente, ok, e lo incorporiamo al latte, in questo modo. Perfetto. Ok. Vabbè, qui sembra quasi che uno faccia il cioccolato. Che faccia, sì, la cioccolata, la cioccolata calda. Sì, poi ecco, sarà che qualche... infatti in questa giornata, meglio cioccolata calda, la grolla dell'amicizia ci starebbero bene, insomma, ecco. Allora, giriamo un pochino, facciamo continuare a sciogliere, deve arrivare massimo a 80 gradi, non di più, beh, altrimenti poi si fonde, diciamo. A questo punto, se mi aiuti a mettere sì, l'uovo, aggiungiamo anche la parte con l'uovo. Sì, no, poi giriamo direttamente con quella, così sì, no, si scioglie. Il problema è che non... Guarda, fai così e poi lo metti all'interno. Ma mi servirebbe una cucchiarella, qualche faccio cosa. Io, perché... faccio io, ok. C'è poco da fare, ma la frusta non è adatta per... Guarda, gira direttamente. Facciamo bene. Esatto, cosa, così questa piano piano si scioglie. Ecco, si scioglie. Oggi ti ho messo al lavoro. Qual è il problema? Siamo pagati per questo, va bene così. Arriviamo quindi circa 80 gradi, 2 minuti più o meno, qualcosa del genere, il tempo che, come vedi, si possa sciogliere perfettamente il cioccolato. Okay. Dopodiché? Dopodiché aggiungiamo pure un po' di vanillina o una stecca di vaniglia, in modo tale che venga aromatizzato e sia ancora più buono il nostro cioccolato. E poi togliamo dal fuoco. Ok, perfetto. Torniamo da qui e aggiungiamo, siccome noi non buttiamo niente, anche il tuorlo, il bianco dell'uovo, non il tuorlo, il tuorlo l'abbiamo messo prima. Deve essere freddo il latte, più intiepidito, altrimenti, come in questo caso, si cuocerà e non deve essere così. No. Ma adesso noi però lo spieghiamo a voce e va bene uguale. Ok. Dopodiché, una volta che sarà freddato completamente la nostra crema di cioccolato, la dovremo mettere in freezer, però travasare dove? All'interno di una ciotola che sia ghiacciata in qualche modo, che sia rimasta in freezer per alcune ore, perché noi sfruttiamo la proprietà di trasferire il freddo dell'acciaio. Inerzia termica, insomma. Più o meno. Dopo circa 2 ore avremo questo. Sì, come vedi, si stanno cominciando, vedi, a formare i primi ghiaccioli. Li dobbiamo rompere, fare l'effetto che farebbe la gelatiera, dato che noi oggi faremo il gelato senza gelatiera. In questo modo dobbiamo rompere tutta la parte ghiacciata, ok, finché non sarà di nuovo cremoso. Questo succede dopo circa 2 ore che lo mettiamo nel congelatore e copriamo poi con un po' di carta stagnola. Ok, adesso rimettiamo di nuovo nel congelatore, sì, dopo un'ora ritiriamo fuori e rifacciamo lo stesso procedimento per circa 2 o 3 volte fino a che il gelato sarà fatto. Perfetto. Dato che è un po' lungo, ci mettiamo... Va da sé che poi uno possa anche usare la stessa tecnica con altri ingredienti. Con altri ingredienti, vedi, poi dopo 6-7 ore questo è il risultato. Uh-huh. Allora, possiamo farlo con tutti i tipi di creme, con ad esempio il pistacchio, oppure addirittura con un liquido, con il caffè. Da caffè è buonissimo. Oppure ci possiamo mettere delle nocciole. L'importante è che sostituiamo i 150 grammi di cioccolato con qualsiasi altro ingrediente. Però c'è un problema, molti sono intolleranti al latte. E allora a quel punto che cosa ti inventi per il cioccolato o per la crema? Allora, per chi
chi ha visto la puntata precedente, quella sul latte di soia, latte di riso, utilizziamo quel tipo di latte e la panna di soia e come addensante al posto delle uova un cucchiaio di farina maizena. No, siccome siamo praticamente in piena estate, l'estate uno ha voglia proprio del gelato, alla frutta, alla fragola, qui abbiamo delle fragole, quindi se abbiamo delle fragole... Allora, diamo un senso alla presenza di queste fragole. Come si fa il gelato di fragole? Allora, guarda, questa è una ricetta eccezionale. È velocissima, si fa in 10 minuti. Basta frullare 200 g di fragole, un limone che gli dà un buon sapore e mettere della panna da cucina nel congelatore. Ti faccio vedere. Allora, abbiamo congelato, come vedi, no? Il succo di fragola e la panna. A questo punto dobbiamo metterle all'interno di un frullatore, questo addirittura è un tritatutto, quindi più o meno uguale. Mettiamo la nostra panna congelata, così, mettiamo qualche pezzettino, l'abbiamo spezzettata per aiutarci nella frullazione. Quello serve come addensante, mi sembra di capire, giusto? Sì, più o meno, possiamo mettere anche un goccino di latte e mi prendi per favore lo zucchero, mettiamo pure un po' di zucchero a dolcificare, mettiamo un pizzico di latte, circa 50 ml di latte e più o meno 50 di zucchero, 50-100 a seconda di quanto preferiamo, ok? Perfetto, questa ricetta peraltro è molto comoda se abbiamo una serata, non abbiamo il dolce e non abbiamo tempo di prepararlo, possiamo fare in questo modo. Andiamo a frullare, dopo circa 2 o 3 minuti avremo il nostro gelato. E a quel punto rimettiamo tutto allora, nel gelatore. Allora ti faccio vedere, poi ci vuole un po' più di tempo, però come vedi già si forma il gelato. E mettiamo poi nel suggeratore. E mettiamo poi nel e lo mangiamo direttamente, Okay. Che è questo, e a questo punto dobbiamo solamente preparare la coppettina del nostro gelato. Bene. Mentre tu procedi, io ricordo tutti quanti gli ingredienti. Allora, gelato al cioccolato, 300 ml di latte, 200 di panna fresca, 1,5 etto di cioccolato fondente, 1 etto di zucchero, 2 uova e mezza bacca di vaniglia. Per gli intolleranti al latte invece, stessa procedura, però 200 ml di latte di soia, altrettanti di panna di soia, 1 etto di zucchero, 1 cucchiaio di amido di mais e poi ingredienti a piacere. Alle fragole invece, come abbiamo visto, 2 etti di fragole, 200 ml di panna fresca, 50 ml di latte, 1 etto di zucchero, mezzo limone spremuto, frullatore e saluti. No, dico, i saluti sono i nostri, giusto? E il nostro gelato è pronto. Sei bravissima, grazie a Lucia Cuffaro.